Io sono un carico. Del capogruppo, in mancanza di tale comunicazione, signor Presidente, viene considerato capogruppo e consigliere del gruppo che ha
potrebbe riportare un maggior numero di preferenze individuali. Quindi siamo in un caso di bagasso per così dire, perché non o si sospende la seduta e i nostri consiglieri indicano chi è il nuovo capogruppo, oppure formalmente per me sono presidente del capogruppo della maggioranza, legittimato quindi al diritto di replica per questo consiglio comunale e il consigliere studiato. Io la ringrazio consigliere, ma non ci tengo proprio. Posso vedere? Io confermo invece che praticamente il gruppo è rimasto quello che era, non ha cambiato, cioè lo stesso gruppo consigliare, e il fatto che ci sia una ci sia praticamente la nomina del consigliere Arti come capogruppo, che dice capogruppo Paolo Spadaro, dopo una riunione di maggioranza che è stata a lei depositata, dimostra praticamente che non c'è una ragazza, anzi è una sorta di continuazione. Cioè, qua non abbiamo fatto un nuovo gruppo, il gruppo è rimasto quello che è. Ma forse avete perso il Presidente del Consiglio, forse avete perso pure il gruppo studiale, ma quindi non ha ancora formalizzato nessuna dimissione. Ma nessuno dice che il Presidente studiale non fa parte del nostro gruppo, abbiamo solo il capogruppo. Poi se qualcuno non vuole fare parte di un gruppo, poi d'altro canto poi se ne spiega su queste cose. Ma allora mi dia la differenza? Certo. Ultimamente non è stato così. Tu sarai benissimo per fare un gruppo, ma sarai invitato, poi se tu non farai parte della maggioranza sarà una scelta legittima tua e te ne assumerai la responsabilità, così come ce la assumeremo noi. Appunto, sono risposte sul nulla. Se passate di questo altro ricordo, se sbagliato io, va bene, grazie. La comunicazione, dovevamo iniziare il suo consiglio comunale, sarà liberato. Devo voluto fare per la morte di voi, di quella più sfortunata, Mario Denoni e Andrea Furni che ci hanno lasciato. Quando praticamente ci sono situazioni di calamità e si rischia l'incolumità delle persone.
lo trovo spiacevole onestamente questo tipo di cose, però per gli aspetti tecnici vorrei che intervenisse pure il consigliere Rosario Caminiti, che sulle questioni di protezione civile è più ferrato di me, e che spiegasse poi alla fine come è avvenuta questa procedura. Grazie. Signor Presidente, signor Sindaco, signor Consigliere, il fatto in se stesso, diciamo, che è scivolato un attimo fuori da quello che era il percorso normale, in quanto probabilmente si tende, noi tendiamo noi tutti a mettere il cappello anche quando non c'è da mettere proprio niente, soprattutto quando si parla di dissesti del territorio, soprattutto quando si parla di pubbliche incolumità, si dovrebbe cercare di essere un attimino tutti più responsabili. La protezione civile in questo momento, e soprattutto il Dipartimento di Messina, in questo momento rappresenta l'ente appaltante più grosso che c'è in Sicilia. Quasi tutti i lavori pubblici, quasi tutti i lavori di messa in sicurezza del territorio, quasi tutti i lavori per quanto riguarda la mitigazione del rischio residuo sono in questo momento fatti sia a livello di progettazione che a livello praticamente di direzione lavoro all'interno del nucleo del Dipartimento di Protezione Civile di Messina. Lì le procedure vengono fatte in maniera lineare, senza nessun intervento esterni che portano poi a eventuali forzature per quanto riguarda i funzionamenti, in quanto i comuni sono tenuti, in primo luogo il sindaco come primo responsabile di protezione civile locale, sono tenuti a comunicare tempestivamente tutto quello che può recare pericolo all'interno della propria comunità. Dopodiché la protezione civile attiva i propri funzionari per andare ad avvalorare questa situazione di rischio, metterla su carta, preparare un progetto e cercare eventualmente il decreto tramite il Dipartimento poi regionale, sempre di protezione civile, che dà il benestare o meno a questa cosa. Voglio precisare che nel 108 comuni della provincia di Messina in questo momento ci sono qualcosa come 50-60 interventi che la protezione civile sta facendo ad ampio raggio in tutti i comuni. Quindi sinceramente andare a pensare che ogni comune riesce ad avere questo piccolo piazzamento, perché nella stragrande maggioranza dei casi fortunatamente si parla di piccoli interventi che non superano mai 200.000 euro, è strano andare a pensare che ogni comune arriva ad avere questo piccolo contributo non per una necessità del territorio. Vi assicuro che vivendo giornalmente queste situazioni di rischio in paesi che veramente hanno urgenze per quanto riguarda la praticabilità reale, la vita quotidiana dei loro territori, allora trovo assurdo tentare di politicizzare questa cosa. Mi auguro che il gruppo di minoranza che stimo e con cui ho avuto sempre un confronto serio faccia un passetto indietro riguardo a questa situazione, in quanto sicuramente riuscirebbero meglio come loro. Grazie. Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, allora, la vicenda è abbastanza tortuosa. Come abbiamo visto, il consigliere Spadaro prima e il consigliere Caminiti dopo accusano la componente politica di Sicilia Vera di non so quali cose assurde. No, forse è una constatazione venuta fuori da un articolo sul giornale. Che avete attivato i canali, non se so posso, se io grandi... posso completare, sì, scusa, se no, scusa. Ho detto tre parole, già mi fermate, mi siedo, mi accomodo fuori. Grazie ragazzi. Allora, sia il consigliere Spadaro prima che il consigliere Caminiti dopo affermano, uno, che le nostre dichiarazioni, constatazioni, quello che volete voi, sono ridicole per quanto riguarda il consigliere Spadaro, assurde per quanto riguarda il consigliere Caminiti. Dico, se le nostre dichiarazioni sono ridicole e assurde, anche le dichiarazioni fatte dal consigliere Chillemi sono ridicole e assurde, anche le dichiarazioni fatte dall'assessore Pippo Carufi sono assurde, perché il principio non vale solo per le opposizioni, il principio vale per le maggioranze e vale per l'opposizione, vale per la componente politica che fa riferimento al consigliere Chillemi, così come vale per la componente politica che riguarda l'onorevole Ciriculio.
perché abbiamo l'articolo che esce in merito a questa vicenda che riguarda il consigliere Ghinelli. Il consigliere Ghinelli dichiara che non è merito del sindaco, ma che è merito della sua componente politica, e l'articolo è lì. Quindi non capisco perché le accuse vengono rivolte solo a noi, non capisco altresì come non venga neanche presa in considerazione le dichiarazioni fatte dall'ex assessore Pippo Garruffi, il quale dichiara di avere anche lui attivato i suoi canali e in maniera particolare di aver attivato l'onorevole Currenti, che si è impegnato affinché si abbia questo finanziamento. Quindi pregherei i consiglieri Spadaro prima e Tamini dopo di rettificare, perché se il merito non è nostro, sicuramente il merito non è di nessuno, e questo è un altro discorso. Questo è un discorso giusto magari, perché è giusto il ragionamento che fa il consigliere Dominici quando parla di interventi da parte della protezione civile necessari e indispensabili per il territorio. Noi abbiamo semplicemente comunicato di questo finanziamento dicendo che nella nostra piccolissima parte anche noi abbiamo dato il nostro contributo. Se poi voi ritenete che noi il contributo non lo abbiamo dato, va bene, ma se non lo abbiamo dato noi, come lei afferma, non l'ha dato nessuno. Cioè, se questo lavoro è stato fatto per merito della protezione civile, perché se i canali tortuosi sono i nostri, canali altrettanto tortuosi saranno anche i vostri, o saranno anche quelli a cui si fa riferimento in questi articoli di giornale. Grazie Presidente. Chiedo che vi sia data la possibilità. No, tutto questo cosa sta a dimostrare, Presidente? Che la maggioranza al suo interno. Vorrei che mi, davanti a queste strumentali con l'intervento di tutti i gruppi politici, noi non comprendiamo perché anche il PD ha preso posizione quasi a rivendicare chissà quale medaglia da affiggersi sul petto, invece giusto e meritevole le considerazioni che ha espresso il consigliere Rosario Caminiti. Tra le altre cose, il nostro spunto sulla presa di posizione ci è stato dato da un consigliere della maggioranza, il quale a una domanda specifica posta da un giornalista, merito del sindaco, punto di domanda, il consigliere Ghinelli risponde no, secondo il consigliere di maggioranza Ghinelli, aria Formica, il merito sarebbe proprio degli uomini vicini all'aria Formica, perché proprio ieri ha precisato che gli unici meriti della vicenda vanno attribuiti al comitato dei cittadini che ha raccolto migliaia di firme e agli organi preposti affinché si mettesse al più presto in sicurezza il muro d'argine. Certo che è una cosa, questo sparare sul mucchio che ha fatto uscire un po' a pezzi tutti i gruppi politici, mettendo ancora più in evidenza le lacerazioni interne di questa maggioranza, è stato colto dalla stampa, perché più volte è stata ripresa questa notizia, queste paternità che venivano rivendicate da vari gruppi che fanno politica, in effetti si è giocato un po' sporco, e questo voglio cogliere questo aspetto che faceva notare il consigliere Caminiti. Certo è che anche noi dell'opposizione, tramite quei canali che altri hanno definito tortuosi, ci siamo prodigati raccogliendo qualche centinaio di firme parallelamente alla petizione del consigliere Ghinelli. C'è stata quella del gruppo Sicilia Vera, che presso le istituzioni dove è rappresentata ha cercato di sponsorizzare e spingere ulteriormente tutta una serie di istanze che venivano richieste, perché l'interesse principale era quello di mettere, di lei tuttora, quello di mettere in sicurezza il quartiere Giardino, e non Sparacora, anche Sparacora per ricaduta, ma dobbiamo anche questo per i mediati sui
Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, questa proposta che abbiamo presentato noi del gruppo di Sicilia Vera riguarda appunto l'estromissione dalla giunta dell'ormai ex assessore Carmelo Spiriale. Diciamo che rispetto alle altre variazioni di giunta, questa volta non vi sono state delle dimissioni da parte dell'assessore studiale, ma l'assessore studiale viene sollevato dal suo incarico da parte del sindaco. Noi quindi oggi con questa nostra proposta abbiamo voluto in un certo senso affrontare il dibattito all'interno del Consiglio Comunale, ritenendo che il Consiglio Comunale sia l'organo preposto anche ad affrontare questo tipo di discussione affinché si possano evidenziare quali siano i pareri del sindaco, ma anche i pareri di tutte le varie componenti presenti all'interno del Consiglio Comunale e ovviamente anche il parere del referente in consiglio dell'assessore Sturiale, quello del consigliere Sturiale. Riteniamo quindi che sia giusto affrontare questo dibattito perché non è plausibile che dopo 4 anni un assessore venga tra virgolette liquidato con una semplice lettera da parte del sindaco, nella quale lui con poche righe spiega quelle che sono le sue motivazioni. Ci chiediamo quindi anche se appunto dopo 4 anni di collaborazione, di partecipazione attiva alle decisioni della cosa pubblica possa venire meno così il rapporto di fiducia. Il nostro scopo con questa proposta è proprio quello di stimolare il dibattito affinché si capisca quali siano le reali motivazioni che hanno portato a questa decisione e soprattutto si sentano un po' i pareri da parte di tutti per capire come si è arrivati a questo defenestramento, anche perché è giusto ed è corretto che tutta la cittadinanza sappia ciò che avviene nelle segrete stanze, ovvero ciò che avviene all'interno del palazzo comunale. E quindi proprio per questo motivo noi abbiamo presentato questa proposta affinché il dibattito si affronti in maniera chiara e trasparente e in maniera da dare la possibilità alla cittadinanza di sapere. Grazie. Signor Presidente, signori consiglieri, il sindaco qualche settimana dietro ha inviato questa lettera a tutti i consiglieri in cui veniva estromesso dalla giunta l'assessore Sturiale. Nella lettera veniva menzionato la mancanza del rapporto di fiducia. È chiaro che non si può sindacare quando viene a mancare il rapporto di fiducia, quindi non è una prerogativa del Consiglio la nomina di un assessore o tra virgolette il suo esonero dalla giunta, quindi è soltanto una prerogativa del sindaco. Quindi su questo punto il gruppo di maggioranza
le scelte dell'amministrazione. Grazie. Presidente, in caso smentire in modo categorico quanto espresso da chi mi ha preceduto, perché questo mi sembra davvero un modo per soffocare il dibattito all'interno del Consiglio Comunale e spogliato di quelle residuali competenze che negli anni il legislatore ha tolto a questa assemblea cittadina. Anzitutto, signor Presidente, il sindaco ha inviato una bellissima missiva che consta di circa 6 pagine, in cui ha spiegato ai consiglieri comunali che ai sensi dell'articolo 12, comma 9 della legge regionale 7 del 92 stava per estromettere il ormai ex assessore Studiani, circostanza questa che ovviamente non è che interessi più di tanto questa opposizione, però sempre nella logica di sapere e andare a mappare quelli che sono i gruppi che fanno politica a Santa Teresa di Riva e quindi nella esigenza e nella doverosità di poter sapere con chi relazionarci e chiarire questa vicenda, l'opposizione ha chiesto a questo Consiglio Comunale di esprimere delle valutazioni, circostanza che viene supportata proprio dall'articolo 12, comma 9 della legge 7 del 92 che il sindaco cita quando manda ai consiglieri comunali questo allontanamento dell'assessore studiale. E cosa recita questo articolo in questione? Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della sua giunta, in tal caso, cioè in caso di revoca, non di dimissioni volontarie, perché alla fattispecie delle dimissioni volontarie abbiamo assistito prima con Mino Santoro, poi con l'assessore Garufi, poi con l'ex assessore Allega. Per quanto riguarda la circostanza della revoca, in tal caso, dice espressamente questa norma che disciplina gli enti locali in Sicilia, il sindaco deve entro 7 giorni, tra l'altro viene pure allegata agli atti e mandata a tutti i consiglieri, il sindaco deve entro 7 giorni fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento per consentire al consiglio comunale di esprimere valutazioni. Quindi chi mi ha preceduto ha detto una falsità, questo è supportato anche dalla legge che il sindaco stesso cita quando scrive ai consiglieri comunali. E questo perché poi nella sostanza succede? Perché poi bisogna cercare anche di capire lo spirito che ha il legislatore quando obbliga per certi aspetti il primo cittadino a fornire delle valutazioni al Consiglio Comunale perché l'organo stesso a sua volta possa con serenità discutere. Perché il senso è proprio questo, non deve rimanere un atto, una missiva per iscritto morta tra sindaco e consigliere, deve essere tutto il Consiglio Comunale a capire perché l'assessore Sturiale non va più bene a fare l'assessore dopo che dal 2003 è stato compagno di viaggio di questa amministrazione comunale, dopo che ci è stato ripresentato anche nel 2007, perché no, sotto mentite spoglie, e mi piace ricordare la figura dell'ex assessore Nino Santoro, per poi entrare in giunta nel 2008, nel primo gennaio del 2008. Noi vogliamo sapere quali azioni, quali omissioni abbia fatto l'ex assessore Sturiale, vorremmo nella sostanza capirne in più, perché signor Presidente questa missiva in realtà andrebbe letta e quindi invito il signor Presidente a dire ufficialmente o se il sindaco, e per questo chiedo di sapere se è sua intenzione portare a conoscenza del Consiglio, al di là del rapporto epistolare che è intercorso tra sindaco e consiglieri comunali, ecco, questo gruppo consigliare vuole sapere se il sindaco relazionerà o leggerà questa missiva. Nel qual caso, se il sindaco non volesse relazionare, la missiva o la legge lei, signor Presidente, o la leggiamo noi, perché qui si parla di problemi grossi all'ufficio tecnico comunale, un rallentamento dell'azione politica nel delicato settore dei lavori pubblici, e queste sono accuse veramente molto molto nette. La inviterei, Presidente, a darne lettura. Le motivazioni sono quelle.
voce. Ad occuparsi personalmente di tutta una serie di incombenze riguardanti tutti i progetti in itinere, per poter rispettare le scadenze dei numerosi bandi emessi a livello regionale e nazionale, non ultime le scadenze legate ai 5 cantieri di lavoro per i quali abbiamo chiesto e ottenuto i relativi finanziamenti, nonostante ripetuti inviti da parte del sindaco a ricercare uno stimolo di collaborazione nel rispetto di quella linea di massima della scadenza messa, che deve essere la base per ogni scelta politica o tecnica. Il signor Storiano ha continuato il suo assenteismo manifestando con sempre più continuità una differenziazione politica tra il sindaco e dall'attuale maggioranza, rendendo compatibile con la situazione non poteva durare oltre 16 anni irreparabili all'azione dell'amministrazione e di conseguenza alla nostra città. Abbiamo intuito dalla dichiarazione espressa oggi in Gazzetta del Sud, che parlavamo del sindaco, non avrebbe preso parte al dibattito del Consiglio Comunale a proposito di questa estromissione della revoca dell'assessore studiale. No, noi invitiamo intanto a capire come mai, ad esempio, si parla di assenteismo, cioè tutto si può dire tranne che l'assessore studiale sia stato assenteista. Sono diciamo memorabili le sue frequentazioni al palazzo già alle 8 del mattino prima dell'arrivo di alcuni dipendenti comunali, e poi nella sostanza quasi in cerca di capire quali sono per esempio le scadenze dei numerosi bandi a livello regionale e nazionale che pesavano sulla persona dell'assessore studiale e quale non avrebbe consentito l'azione di governo. In pratica questo assessore in 4 anni non ha consentito di porre in essere il programma elettorale del sindaco. E di tutte queste cose la cosa più strana, e che un pochettino fa riflettere questa opposizione, è che c'è davvero il sindaco, il primo cittadino, se ne sia accorto dopo 4 anni. Quindi, signor Presidente, invitiamo il signor sindaco, visto che si parla anche di linea di massima trasparenza amministrativa, a capire qual è stato questo rallentamento, cioè in che modo, con quale modalità, con quale azioni, con quale eventuali omissioni l'assessore Studiale, a prescindere dal rapporto sintetico di fiducia che ci ha detto consigliere Alpi, quali di queste azioni o omissioni l'assessore Studiale ha posto in essere proprio per frenare in modo così categorico e perentorio l'azione dell'ufficio tecnico. Noi non ci sembra che sia accaduto tutto ciò, eventualmente potremmo anche chiedere una commissione di inchiesta, però ci piacerebbe sapere dal sindaco come mai, avere qualche ulteriore motivazione. Grazie Presidente. Grazie signor Presidente, signori consiglieri comunali, voglio richiamare l'articolo 12,9 della legge regionale che regola naturalmente l'azione amministrativa degli enti locali. In caso di revoca del nomine di assessore ad un membro della giunta, il sindaco è tenuto, come giustamente è stato detto nell'intervento da parte del consigliere Pavella, a mandare la comunicazione ai consiglieri comunali affinché ne facciano loro valutazioni in consiglio comunale. Quindi io ritengo che debbano essere i consiglieri, e per quanto riguarda il gruppo di maggioranza l'ha già fatto il consigliere Arpi, il nostro nuovo capogruppo, e i consiglieri comunali fanno le loro valutazioni. La legge non prevede che ci sia nessun dibattito sulla questione, né tantomeno che il sindaco debba dare giustificazioni o approfondimenti. Quindi io mi attengo assolutamente a quello che ho scritto, che è anche abbastanza chiaro, fin troppo chiaro, e naturalmente sono qui per ascoltare le valutazioni che i singoli consiglieri volessero fare, in modo da rispondere senza naturalmente cercare di entrare in polemiche sterili, così come è stato fatto per quanto riguarda questi finanziamenti, perché sembrerebbe a qualcuno che i finanziamenti che ottiene il Comune di Santa Teresa li ottiene grazie al gruppo Sicilia Vera, cioè le cose belle che facciamo dopo 4 anni di lavoro
Le facciamo grazie ai canali, al canale grande, ai canali importanti del gruppo Sicilia Vera. Le cose storte, le cose pericolose per la collettività sono invece colpa nostra. Quindi cerchiamo di attenerci a quelle che sono le regole della politica, le regole elementari. Il confronto tra maggioranza e minoranza è una bella cosa quando è costruttivo. Quindi io sono qua per ascoltare le vostre valutazioni, non certamente per partecipare a qualche teatrino della politica, perché questo non mi interessa. Poi quello che ha scritto la Gazzetta oggi io non l'ho letto, d'altro canto Pippo Puglisi è un mio grandissimo amico, ma non l'ho nominato ancora mio portavoce, ma se lui lo vuole fare sarei veramente onorato, visto che il comune di Santa Teresa del Lino, essendo un comune al di sotto dei 15.000 abitanti, non si può permettere un addetto stampa, sarei veramente felice di avere un giornalista esperto come lui, come addetto stampa, portavoce del sindaco dell'amministrazione. Quindi senza devo dire senza stola, no, naturalmente con un contratto congruo, sempre pensato con rispetto del nostro patto di stabilità. Per cui avete ragione, è il vostro diritto fare le valutazioni anche negative su questa mia scelta, però sono sempre vostre valutazioni che dovete fare, anche io ascolto serenamente e democraticamente, non ho alcuna intenzione di entrare in queste discussioni, non perché non abbia argomenti o perché abbia timore di farlo, ma perché non ne sento il bisogno, perché credo di aver scritto una lettera abbastanza chiara e significativa. Grazie signor Presidente. Non spetta a me giudicare l'operato del sindaco, perché essendo parte interessata potrebbe, anzi sicuramente sarebbe strumentalizzato tutto quello che Andrea ha detto. Però vorrei fare delle considerazioni, non è in me ma a voce alta. Con le leggi che abbiamo il sindaco ha poteri immensi, enormi, tanto che una volta si chiamava potestà, adesso si chiama sindaco, ma non sto parlando del nostro sindaco, parlo dei sindaci in generale, dico il nostro perché abbiamo contribuito a dargli questa carica in modo, con presunzione posso dire, determinante. Il sindaco ha il potere di distribuire incarichi, affidare lavori, spostare d'ufficio il dipendente, stabilire a dare dei contributi, 1.000 euro, 500 o 200, a chi sia, a chi no. Ripeto, non sto parlando del nostro sindaco, sto parlando, le leggi che abbiamo permettono ai sindaci in generale di operare in un certo modo. Il sindaco può revocare incarichi fiduciari, darli prima e poi revocare con motivi che non si capiscono, firmare protocolli d'intesa senza che nessuno dell'amministrazione ne sappia niente, non so, stabilire se si deve mettere uno specchio parabolico o non metterlo, di tutto di più. Poi sta, la legge gli dà queste facoltà, poi sta ad ogni sindaco pro tempore comportarsi in un modo o in un altro, cioè fare il buon padre di famiglia, nel senso di dare priorità alle cose più importanti, perché quando siamo dei figli, uno sta bene, uno meno bene, si cerca di preferire quello che sta meno bene. Ora io non vorrei essere frainteso, il sindaco, ripeto, ha la facoltà di fare tutte queste cose, sta al buon senso, alla realtà, alla trasparenza, alla correttezza, comportarsi in un modo o in un altro modo. Io vedo comunque che, facendo un'analisi, per chi conosce i fatti, un'analisi chiara, obiettiva, con chiarezza, così,
io ritengo che questo contesto è basato principalmente sul pettegolezzo, sugli infingimenti, su dare la colpa, come è successo prima, per qualcosa che va male, o prendere meriti che magari non ci sono per un'altra cosa, così. Cioè, uso un termine forte, me lo passate gentilmente, mi sento quasi nauseato di questa situazione che si è venuta a creare e sto meditando di dimettermi da consigliere comunale. Grazie. Signor Presidente, signori consiglieri, questo Consiglio Comunale il 23 febbraio ha istituito, secondo quanto detto lo Statuto, le consulte comunali. Erano state istituite 4 consulte, tra cui consulta dello sport e delle politiche giovanili, consulta per il territorio e l'ambiente, consulta per le pari opportunità e consulta per gli anziani. Da incontri con diverse associazioni è emersa la volontà scindere la consulta dello sport e delle politiche giovanili, quindi separarli, e istituire un'ulteriore consulta che è quella per le attività culturali. In più, per quanto riguarda la consulta per gli anziani, si è deciso di scendere il numero per l'iscrizione a tale consulta da 60 anni, è stato portato a 55 anni. Quindi la proposta di deliberazione che andiamo a trattare è l'istituzione di queste due nuove consulte, cioè la consulta per le attività culturali e la consulta per le politiche giovanili. Penso che sia una cosa abbastanza positiva, in modo da far partecipare più persone all'attività amministrativa di questo comune. Grazie. Posso, Presidente? Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, anche noi come gruppo di minoranza riteniamo utile e indispensabile l'istituzione di queste consulti, siano esse 4, siano esse 6, e sicuramente le consulte rappresentano un modo per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini a quelle che sono le attività che vengono svolte dal nostro ente. Noi fin dall'insediamento di questo Consiglio Comunale abbiamo cercato in tutti i modi di stimolare azioni di questo tipo, sia che riguardassero i giovani sia che riguardassero gli anziani, quindi siamo sicuramente favorevoli, però è anche vero che qualche riflessione deve essere fatta. Queste commissioni, queste consulte comunali, innanzitutto facevano parte del vostro programma elettorale, sono passati quasi 4 anni e ancora non sono state istituite. C'è un continuo rimandare, un continuo prorogare i termini, le associazioni che partecipano, ma che giustamente ci sono delle modifiche da fare. Per istituire le consulte comunali, che dovrebbero essere una cosa semplice e immediata da fare nel giro, credo, di pochi mesi, ci vogliono 4 anni, non oso immaginare nel momento in cui il comune si troverà, magari, perché finora sinceramente non è mai stato così, nel momento in cui il comune si troverà ad affrontare delle tematiche importanti, delle tematiche di un certo spessore, se per istituire 6 consulte ci sono voluti, anzi ancora tutt'oggi non ci sono queste consulte, sono passate al momento quasi 4 anni, chissà cosa e quanto dovranno aspettare i nostri cittadini per vedere qualcosa di veramente importante. A tutt'oggi queste consulte ancora non ci sono. Noi ci auguriamo che effettivamente vengano realmente istituite, che funzionino, che vi sia una partecipazione
vera, perché come abbiamo già detto in precedenza, la riconfermiamo tuttora, che le riteniamo importanti e quindi votiamo in maniera favorevole a questa proposta. Grazie. Grazie. Soltanto per ricordare a me stesso e al consigliere, lo giudice, che non so se l'ha dimenticato, fa finta di dimenticare, tanto per fare sempre la solita sterile polemica, che le consulte non erano previste nel nostro statuto. Non erano previste nello statuto e non si potevano istituire. Consigliere lo giudice, io non ti ho disturbato mentre parlavi, quindi ti prego, grazie, grazie. E siccome non erano previste nel nostro statuto, voi sapete benissimo perché lo statuto è stato votato qua il Consiglio Comunale, quali sono stati i tempi tecnici, quali sono stati anche i tempi tecnici poi per l'approvazione da parte della Regione Siciliana. Solo dopo l'approvazione dello statuto è stato possibile attuare le consulte, cose che stiamo facendo in modo serio e concreto. Questo allargamento, l'ha già accennato il nostro capogruppo, è avvenuto dopo un incontro che abbiamo avuto con tutte le associazioni che hanno partecipato e dopo aver preso conoscenza della grande risposta che c'è stata soprattutto in alcuni settori del nostro paese, tanto che ci è stato consigliato pure di differenziare alcune consulte in modo da dare la più ampia possibilità di partecipazione ai nostri concittadini. Quindi nessun ritardo assolutamente per quanto riguarda le cose più importanti che l'amministrazione deve fare, comunque sfrutteremo sempre i canali segreti. Grazie. La tortuosa, mi piace anche a Sindaco fare sterile polemica. Diciamo le cose che non mi preoccupano, che la piena di 50 anni vorrei far parte di questa consulta di quegli anziani. 55. La mano. Ma sono uscito, però. 13 sono 12 presenti, sono 12 per l'animità. No, sono favorevole alla votazione, quello sì. Ma che ha per oggetto la votazione del progetto di variante di affidamento del piano di organizzazione per la realizzazione di un polo regionale denominato Polo Valdarno, già approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 27 del 2007. Signor Presidente, signori consiglieri, pregherei l'assessore all'urbanistica di relazionare sul punto all'ordine del giorno. Posso, Presidente? Signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco, colleghi assessori presenti, la proposta che porta il numero 6 all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale ha come oggetto l'approvazione del progetto di variante in ampliamento del piano di lottizzazione per la realizzazione di un polo artigianale denominato Polo Valdarno, unitamente all'approvazione dello schema di convenzione integrativa della convenzione stessa già approvata con delibera consiliare 27 del 2007. Tale proposta di approvazione prende in considerazione due aspetti distinti, un aspetto innanzitutto tecnico territoriale, che è l'ampliamento in se stesso della lottizzazione artigianale, l'altro aspetto è quello della destinazione. Come i consiglieri comunali hanno potuto prendere visione, a prescindere dal fatto che la proposta e quindi il progetto stesso ha avuto il parere favorevole dell'ufficiale sanitario, il parere favorevole del genio civile di Messina, il parere altresì favorevole della sovrintendenza dei beni culturali, ha avuto anche il parere della
Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 13/10/2009, espresso, come dicevo, favorevolmente, però alle seguenti condizioni. Sono due punti e dettagli che recita appunto tale parere della nostra Commissione Edilizia. Il primo è relativo alla rete fognaria, acque bianche e acque nere, nonché la predisposizione degli altri impianti pubblici, cioè la rete elettrica e idrica, affinché vengono verificati eventualmente rimodulati per l'intera superficie dell'area destinata a zona D dello strumento urbanistico, quindi una rivisitazione, una rimodulazione di quelle che sono state le opere di urbanizzazione e che sicuramente vanno per l'appunto adeguate a quello che è l'ampliamento territoriale di tale urbanizzazione. Punto 2 invece si sofferma più che altro alla destinazione d'uso e recita quanto segue. In riferimento alla lettera C delle norme di attuazione relativa alla destinazione d'uso venga rimodulata come segue. Premesso che la destinazione commerciale, espositiva e direzionale in misura non prevalente e in ogni caso per una superficie non superiore al 25% dell'ingombro di pianta del fabbricato è riferita ad ogni singolo corpo. Inoltre, l'attività commerciale, espositiva e direzionale è permessa per manufatti e prodotti lavorati all'interno dello stesso corpo. E inoltre è consentita la realizzazione di alcune attività varie, nel dettaglio numero 1 attività destinata a base e service e numero 1 attività destinata a servizi finanziari per una superficie massima di metri quadri 80, ciascuna da detrarre comunque dal 25% previsto per area commerciale positiva e direzionale. Tali attività devono essere a diretto servizio degli operatori dell'area stessa. Per cui si propone a questo onorevole consiglio di approvare il progetto in variante, di rimodulare e integrare la lettera C delle norme tecniche di adattazione in conformità alle prescrizioni del parere suddetto della CEC, di approvare lo schema di convenzione e infine di demandare il direttore dell'area territoriale ambiente alla scrittura della suddetta convenzione. Grazie dell'attenzione. Io vorrei chiedere all'ingegnere Pietro Misa se la volumetria che è stata verificata, se corrisponde alla volumetria, e poi c'è una piccola differenza tra lo schema di convenzione, i numeri, le aree che decide di un comune, con quelle che invece approvate con il progetto. Ci sono un paio di metri di differenza tra lo schema di convenzione e il numero di approvato. Questi li posso controllare? No, ma sono un paio di metri, con una differenza del pochissimo. Per quanto riguarda la volumetria, essendo zona artigianale, il volume non è un parametro di riferimento, nel senso che non funziona attualmente. Nemmeno l'altezza? L'altezza sì. L'altezza no. Neanche l'altezza. La tavola 6 non parla di altezza massima. Non vedo qua fabbricati a tre piani. C'è un corpo a tre piani, sì. La parte direzionale. Noi come gruppo consigliare Sicilia Vera, rispetto al punto che al vaglio di questo consiglio, intendiamo rimanere fermi sulle posizioni che già avevamo nel 2007 con il nostro voto contrario. All'epoca era il gruppo del consigliere Alizzetti e votammo contrari perché nel lavoro di redazione dello strumento urbanistico fatto dalla vecchia terna di progettisti che a cavallo tra gli anni 80 e 90 si occupavano della redazione del PDF e poi stavano per occuparsi della redazione proprio del piano, dello schema del piano regolatore. Proprio in quell'area i tecnici individuarono le cosiddette prescrizioni esecutive, una sorta di PRG però diciamo calato in un determinato ambito, con una sorta di zoom, e questo lavoro costò ed è costato alle casse comunali circa 100 milioni delle vecchie lire, con l'individuazione di quest'area tra l'altro ad iniziativa pubblica, quindi ad iniziativa privata, chiedo scusa, quindi tutto ciò ovviamente comporterà comportato dei vantaggi, anche se la domanda rispetto a questi capannoni non è forte, pare che tantissimi siano invenduti, quindi non si comprendono perché le ragioni di un ampliamento. Noi cogliamo anche questo aspetto negativo proprio perché mentre altri comuni, ad esempio Rocca Lumea,
con l'iniziativa del sindaco Miasi, riescono a farsi finanziare delle aree artigianali con delle iniziative pubbliche da parte della regione siciliana. Noi invece, come scelta operativa applicata da questa amministrazione a pochi mesi dall'insediamento, esattamente sul fine del 2007, ecco, venne data la possibilità a dei privati di costruire questi capannoni, tra le altre cose, di dimensioni discutibili, perché la nostra realtà artigianale certamente è fatta di piccoli opifici di limitata entità e di dimensioni certamente non stratosferiche, c'è cioè ovviamente il meccanico, il lattoniere, il calzolaio, e quindi commisurandosi con quella che è la domanda sul territorio, queste pezzature che sono state date non hanno riscontrato una effettiva domanda sul mercato, quindi è anche discutibile questo fatto dell'ampliamento, per cui Sicilia Vera, per questo duplice motivo, perché già negli anni 90 i vecchi progettisti Colonna, Putrufello e Basile fecero la prescrizione esecutive, sia per questa incongruenza, perché mentre altri comuni vanno alla regione, magari poi c'è questo solito piagnisteo che la regione magari non ti finanzia il cimitero, ma ovviamente la regione può finanziare altre importanti opere in favore dei privati, come sono ad esempio gli opifici per gli artigiani. Quindi è una scelta politica non azzeccata da questa amministrazione, che avrebbe potuto orientare con l'interessamento presso la regione, così come, ripeto, ha fatto il sindaco Miasi, che sta andando anche a tendere, ecco, di qualche giorno l'iniziativa di Miasi, che sta andando a vendere addirittura e a propagandare presso l'aeroporto internazionale di Catania gli appezzamenti da destinare agli artigiani, che tra le altre cose si stanno ottenendo con dei prezzi più di favore rispetto al privato. Ecco, per questa duplice motivazione la minoranza si vota contrario rispetto a questo argomento. Grazie Presidente. Io invece non sono d'accordo su questa dichiarazione del Consiglio di Valenza, in quanto praticamente io penso che qualsiasi iniziativa, anche se privata, visto che siamo nei tempi in cui il progetto di finanza è diventato ormai usuale in qualsiasi tipo di amministrazione, facciamo un cimitero prima, no? creare un polo artigianale che sicuramente a Santa Teresa mancava, di questo praticamente la responsabilità sicuramente non è nostra. Io credo che sia una cosa positiva. Poi credo che se abbiano deciso di ampliare non saranno dei pazzi, evidentemente avranno anche delle richieste, perché se no sono dei pazzi, potrebbero ampliare le zone artigianali e costruire. Perciò di conseguenza credo che onestamente, indipendentemente da quello che hanno detto non lo so quanti anni fa i vecchi progettisti del piano regolatorio, io credo che qualsiasi iniziativa che vada verso lo sviluppo economico di questo paese, sia essa artigianale, sia essa turistica, sia essa commerciale, vada tutelata e difesa. Grazie. Soltanto due parole per rintuzzare le solite inconcludenti note politiche, mi dispiace dire questo. Voglio ricordare sempre ai consiglieri comunali che la nostra città non ha un piano regolatore generale, per cui non è possibile chiedere nessun finanziamento per le zone artigianali, neanche sfruttando quei famosi canali segreti di cui noi siamo venuti a conoscenza. Per cui questa scelta dell'amministrazione è una scelta oculata, nella misura in cui è compatibile con la scelta urbanistica più generale di allocare in quella zona, proprio la zona artigianale, il nostro futuro piano regolatore generale, e i consiglieri comunali attenti che hanno votato il piano di massima in questo consiglio comunale recentemente l'hanno sicuramente notato, perché si tratta di una zona che è destinata a questo tipo di sviluppo, zona dove è già stato allocato, almeno sul piano concettuale, lo svincolo autostradale, zona dove esistono decine di attività artigianali più o meno abusive realizzate negli anni d'oro dell'abusivismo edilizio, e che noi cercheremo di sistemare proprio determinando questa zona artigianale. Grazie Presidente.